Il sottopasso ferroviario del Rio Crinaccio, tristemente noto agli abitanti di Ponte Sasso per le vicende legate agli allagamenti e più di recente dopo l'appassamento della volta da parte di Ferrovie dello Stato per la sua difficoltosa transitabilità per chi doveva accedere al mare dalla nazionale, presto sarà solo un brutto ricordo. Nella mattinata di oggi, alla presenza di assessore, funzionari del comune, cittadini e maestranze, si è posta virtualmente, per così dire, la prima pietra del cantiere. Il quartiere di Ponte Sasso poi deve dialogare con la zona mare, deve poter accedere alla zona mare, sia per funzioni turistiche sia per funzioni legate alla vivibilità. È un collegamento pedonale, è un collegamento che può essere anche percorso con mezzi ciclabili magari a mano. Questa opera, che vedrà il suo completamento in tempo utile per la nuova stagione turistica, risponde alle istanze dei tanti abitanti che da tempo si battono per un agevole accesso alla zona mare della frazione e per gli operatori turistici che ricevono una risposta adeguata alle esigenze dei turisti. Questo sottopasso nuovo ce l'aveva promesso il sindaco. Ho partecipato a una riunione qualche tempo fa e diceva che entro il 2017 l'avrebbero costruito. E io ci ho creduto, però mi passavo. Adesso dico, mi sa che stavolta il sindaco ci ha fregato. E invece no, ha mantenuto la promessa e sono contento, insomma, ecco. Per noi ci fa molto piacere questa cosa. Speriamo che i tempi siano brevi e i lavori abbastanza fatti bene. Lo sbancamento dal piano strada andrà sotto di 2,5 metri e dal piano ferrovia si arriverà a 1,5 metri. Il tunnel a sezione quadrata poi verrà inserito nel suo alloggiamento grazie ad una particolare tecnica detta a spingitubo. Ecco, mi trovo proprio sull'aiuola a ridosso della quale verrà costruito questo manufatto in cemento armato di 2,5 metri di altezza per 2,5 metri di larghezza, una sorta di scatolone gigante che verrà spinto con dei martinetti pneumatici nel foro che verrà creato proprio sotto la ferrovia. Una tecnica altamente innovativa, è la prima volta in assoluto che questa opera viene realizzata con questa tecnica qui a Fano.